Salam alaikum, salve a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio di Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. L'ultima volta eravamo tornati tipo ad Hyrule, o meglio non a Hyrule, a, come si può dire, a Oltrenuvola, dove abbiamo, beh, abbiamo completato la prima fase del gioco, meglio, abbiamo cercato tipo gli indizi dove si poteva, dove c'era la dea, e adesso siamo tornati a Oltrenuvola, dove dobbiamo, in poche parole, ora cercare degli indizi su delle tre fiamme sacre che ci permetteranno di potenziare la spada. Nel frattempo abbiamo pure sfidato il recluso, che era un mostro tenebroso che c'era in un nostro incubo all'inizio del gioco. O meglio, non è che l'abbiamo sconfitto, l'abbiamo rimprigionato. E abbiamo avuto una discussione con Bado, che ha capito la situazione, che lui non può fare granché da solo. Però ha cambiato atteggiamento. Nel frattempo, come si può dire? E niente. Adesso stiamo facendo le sub quest. Tra l'altro devo un attimo andare nella casa di uno di notte, perché devo andare da Morsego. A parte che da Morsego posso anche andare di giorno, ma per altri motivi vado di notte. In questi, purtroppo non ho potuto fare video in questi giorni perché ho avuto da fare con la scuola, ho avuto un'interrogazione ieri, o meglio l'altro ieri, perché ieri c'è stata una discussione tra me e alcuni componenti della, come si può dire, della classe della nostra scuola, dove purtroppo ho avuto un po' di, come si può dire, usciamo un attimo fuori, con alcuni, diciamo, sul fatto che la classe è troppo divisa e che non si, come si può dire, ognuno fa, ci sono, è divisa in gruppi, divisa in, come in un esercito. E niente, aspetta, dov'è che bisogna andare? Aspetta, liberiamoci di questo strunzo. Attenditi, va. Ah, dove c'è il cimitero? Dobbiamo andare. Ma non mi ricordo qual era la. Ah, qua. Aspetta, che ci riprendi questo strunzo. E andiamo da Morsego, dove ci dovrà dare qualcos'altro. Comunque, sto dicendo, la classe che è divisa perché ognuno. E io purtroppo devo ammetterlo, non vado neanche d'accordo con quasi nessuno. O meglio, qua. All'inizio dell'anno mi volevo ritirare, fate conto. Perché non mi fidavo mai per il fatto che mi ero mal visto. Del resto, rifidarmi a me delle persone è stato difficile. Purtroppo io al momento solo con due compagni di classe non vado d'accordo. Però non faccio nomi per motivi di privacy. Dico solo che una è straniera e uno è italiano, purtroppo. Con gli altri vado abbastanza d'accordo. Comunque, parliamo. Piace essere un umano, per collezionare altre giovani caritudini. Vorrei 30 in totale. Oh, cazzo. Non possiamo fare niente. Che cazzo ne abbiamo? No, come cazzo si faceva? Aspetta... Era... Ah, uno. Oh. Ah, qua, aspetta. È quando non giochi da tempo. Ah, dobbiamo fare... Cos'è che ci rimane da fare? Qualche... Non mi ricordo. Vabbè, torniamo sopra. Sapevo che adesso non posso fare niente. Comunque sì, abbiamo fatto una discussione. Io inizialmente me ne sono sbattuto un po' il cazzo perché non me ne frega niente a me. Io dico solo questo. Se qualcuno vuole essere amico mio, che lo faccia. Ma non mi caga il cazzo, perché io non ho voglia di perdere tempo. A me fa piacere avere degli amici dopo tanti anni. Difficili. Poi per carità, io non sono perfetto, quello che voglio che la gente sappia. Ma io non voglio problemi, perché con me i guai li cercano subito. Se uno mi deve rompere il cazzo, io non ci metto niente a mandarlo a fanculo direttamente. Che io di problemi ne ho già e non ne voglio altri che me li creano. Dove possiamo andare? Sì. Attenditi. E va. Ah, sì. Ah, una gelatina spettrale. Poi facciamo un po', vediamo qui, sicuramente troviamo qualcosa.
È il modo più facile per trovare rupie comunque. Ah, aspetta, aspetta, c'è una gemma di gratitudine. Qua nascosta. Perfect. Anzi, io devo dire la verità. Ho stilato una classifica sul fatto delle persone che pensano di volermi bene oppure no. Me ne frega niente. Io non ho. Non posso incazzarmi per ogni qualunque cosa. Io di problemi ne ho già troppi. E non ne voglio altri. Quello è. L'unica cosa che mi piace fare a me è giocare ai videogiochi. Te sei un esperto di informatica. E aiutare se posso. Ma se me lo chiedono. Però se mi cagano il cazzo, no. Io, se no mi faccio i cazzi miei e basta. Anche questo è il problema. Che io, purtroppo, difficilmente vado d'accordo con qualcuno. E ok. Ok, ora andiamo verso. Facciamo una. C'è una litigata. Scusate, ho avuto un contrattempo e non ho potuto. Continuiamo. Calmati, Sparvio, non ti arrabbiare. Ma certo che mi arrabbio! Lo so che mi hai pagato qualcuno per farti pulire la casa, ma io ti ho dato i soldi per comprarla a mangiare. Se continui a spendere tutto ciò così, poi non potrò, mi resterà denaro per andare a scuotarmi. Mica vado a fare le ronde per farti vivere nel lusso. Basta, questa strada è finire. Madonna. E ora? Oh, ciao Bubisilol. È un po' tardi, che ci fai qui? Passavo di qua, che devo fare di più? Tu non hai mica sentito, vero? Di' la verità, hai sentito? Scusa? Oh, hai sentito? È vero, lavoro come guardia notturna per guadagnare qualcosa. E non importa se mi guardi all'alto o al basso, e comunque non dovresti origliare le conversazioni altrui. Fai come se non avessi sentito per niente, capito? Ah, che situazione. Sì, gli abbiamo pulito la casa e si è incazzato, beh, del resto. Ok. Altro non so cosa fare. Questo cos'è? Non so di chi vive qui. Questa casa nascosta è di un tizio che non ho idea. Qui cos'è che c'è? Qui c'è una panca. Qui manca qualcosa. Ok. Qui. Casa di Rupiero. Vediamo che cosa fa lui. Tanto per perdere un po' di tempo. Ah. Sai, mi piace collezionare pezzi d'antiquariato. Le cose che vedi qui sono di gran valore. Mi raccomando, non rompere nulla. Chi se ne fotte di tutta sta robaccia? Ah, questo tipo ti dà degli oggetti se gli dai qualcosa. Ah, già, non possiamo aprire gli armadi degli altri. Non si aprono gli armadi degli altri. Vabbè, no, comunque qua. Chiediamogli qualcosa. Ah, salve, come posso aiutarti? Boh. Che significa boh? Che ci sei venuto a fare qui allora? Cosa? Cioè, secondo te sono sgarbato? Forse un po'. L'apposto di come sono durante il giorno. Beh, è uno che si stanca di avere sempre stampato sulla faccia il sorriso del mercante, sai? La mia personalità va anche al di là del mio mestiere. Comunque sia, poco importa. Deduco che tu sei qui per avere i servizi della bottega notturna degli Arnesi. Cosa? Ah, è la prima volta che vieni qui, vero? Capisco. Di notte offro un servizio diverso, compro tesori, ma questo non significa che accetti ogni giorno di anticaglia. Io tratto solo tipi specifici, ma andiamo subito al dunque, che ne dici? Oggi ho bisogno di acquistare l'arpa d'ape, metallo holden e gelatina spettrale. Poi cos'altro? Pesta demoniaco. Ah, sì, solo questi. Allora cosa. Cosa vuoi fare? Vendo. Ti vendo la gelatina spettrale perché. Non mi serve. Ma te ne vuoi vendere? Ci
5. Quindi me ne puoi vendere 5? Ma che ti pagherò 150 rupie. Affare fatto. Eccoti il denaro. Mi piacere fare affari con te, torna a trovarmi. Che è proprio... non dorme mai, Kistu. Ah, vuoi vendere qualche tesoro? Ok, ti do altre gelatine spettrali, così. Mi ribello di tutta questa anticaglia. Sì, te ne do altre 5, tanto non mi servono a me. Sì. Pigliati tutta sta roba. Ok. Ok, abbiamo preso un po' di grana. Anzi, i dinari li chiamo io. I cosiddetti dinari iracheni. Vabbè, lasciamo perdere questa. Io li voglio chiamare... ma il dinaro era una moneta pure nel mondo arabo. Non è che esisteva solo in Iraq. Esisteva in tutto il califfato, quello... il dinaro arabo. Che era fatto in oro. E adesso che facciamo? Ah, ci sono delle lucciole lì. Quelle non valgono niente. Ok, questo è il fiume. State attenti quando non iettatevi di là che finite male. Però... se non volete, tipo... passare il ponte, meglio che... no. Ok. Niente. Aspetta, gli prendo questo strunzo. Ok, di notte sto posto si riempie di mostri. Ecco perché nessuno esce di notte. Ok. Dove che andiamo? Allora, questo è il bazar che però è chiuso di notte. Andiamo alla scuola d'armi a questo punto. E niente, raga, purtroppo io... come si possa dire, qui a Reggio mi trovo bene, ma... fidarmi delle persone per me non è facile, quindi... io penso che ho fatto già un mezzo miracolo se sono riuscito a fare amicizia con metà di questa classe di cui faccio parte. Purtroppo, al momento sembra che vado d'accordo con tutti, tranne che con due persone. O al massimo tre, ma non me ne frega niente. Io, se voglio parlare con qualcuno, parlo, altrimenti non me ne frega niente. Allora, dov'è che siamo? No, questo è il bagno. Sala da bagno. Stanza di Zelda. Ah, è vero, questa è la zona... noi siamo nel piano di sotto. Questa è la stanza... ok, è la stanza nostra. Perfetto. Torniamo di giorno. Anche perché adesso dobbiamo comprare lo scudo sacro. Lo scudo che mi piace di più di questo gioco. Il famoso scudo che resiste sia a tutto ma è anche fragile. Ma ci sarà poi un altro scudo che però non prenderò perché non me ne frega niente. Vabbè raga, ti facciamo... usciamo. Mi spiace... ok, questa è la cosa. Usciamo di qua, questa è? Poi dobbiamo parlare con il direttore della scuola perché dobbiamo dirgli di qualcosa. E niente. Ma però prima andiamo al bazar e compriamo quell'oggetto, così almeno, come si può dire... facciamo sto acquisto. Comunque sì, quel tizio lì di notte vi venderà... gli potete vendere i tesori. Però solo quelli che lui dice, non... quindi penso che varia da giorno a giorno. E niente. Ok, no, questo no. Forza, vendimi sto scudo. È sacro, può resistere ogni attacco. Se subisce dei vegetali può ripararsi solo. Un vero gioiellino. Purtroppo il suo difetto è la fragilità. D'altra parte... questo non rappresenta un tuo problema. 500 rupie? Prego. Eccolo qui. Scudo salto. Ha una scarsa resistenza e si rompe facilmente. Ma è in grado di far fronte a maledizioni, idricità e fuoco. Ah, Ged ha sempre ragione. Ok, sì, figurati. Poi, cos'è che dovevamo fare? Aspetta, facciamo... ok, questo selezioniamo adesso.
Che cos'è che vuoi? Tu? Voglio dire che la notte al dormitorio si sente singhiozzare una donna. Con il fisico che mi ritrovo posso fare granché, ma non sopporto sentire quel che su culo soffrire. No, non è una che singhiozza. Aspetta, cos'è che devo fare? Ah sì, devo... Vabbè, questo è lo scudo comunque sacro. Ora ci sono pigliati. E niente, usciamo. Comunque... Nei giorni, le scorse settimane ho deciso di includere nella mia lista delle relazioni diplomatiche, o meglio, i canali amici di YouTube, Universal Show. Chi è Universal Show? Era una web radio condotta da Simone Decimino Martino. Simone Cimino Martino, ecco come si chiama. Lui, siamo pure amici su Facebook e ho visto il suo video che lui era tornato perché lui ha chiuso la web radio perché ha avuto tanti problemi con alcuni ex collaboratori che se ne sono fottuti. A me è dispiaciuto, gli ho scritto. Adesso sta conducendo due nuovi programmi che purtroppo non sto seguendo al momento. E qui c'era lo starpa, io non so come si suona. Ma secondo me... Non so come si suona sta cazzo di arpa, onestamente. Bah, vaffanculo. Me ne frega niente. Poi vedo. Comunque, cosa dovevo fare? Anzi, dovevo andare a parlare con il direttore. No, non andiamo da Terry che non vendrà niente. Q-strunz. Ok, raga. Andiamo a parlare col direttore. E poi andremo in un'altra area. No, Sparve, adesso non ti posso parlare. Qua dobbiamo andare? Sì. Entriamo nella stanza del direttore, che ci dovrà dire qualcosa. Oh, se torno vi solo vedo che sei ancora tutto intero. Molto bene. Allora come vanno le ricerche? Hai trovato qualche in sua azienda? O gli stiamo spiegando un po' la situazione? Capisco. Azienda incredibile. Certo che tu hai dovuto affrontare dure prove. E ancora non devo affrontare altre. Cosa? Vuoi sapere il resto della melodia intonata a Zelda il giorno del battesimo del volo? Ma le canzoni non sono più per mio forte. Canta. Basta il testo. Vabbè, che sollievo, se il testo che ti interessa, eccolo qui. Mi sembra che dicesse: impavido fanciullo, che la serva della dea conduce per riunir cielo e terra, tu porti con te la luce. Questa è la prima strofa, poi continua così. Se alla torre di luce le torri del vento rivolgerai con l'eco della melodia, il cammino ammirerai. Questo è il testo della canzone. La torre di luce è la torre che si trova in piazza, ma non saprei quale quella del vento. Se riusciamo a puntare verso la torre che è in piazza, forse cadrebbe qualcosa. Le torri del vento. Ok. Sì, poche parole. Ora dobbiamo... Avete presente quelle torri che ci sono oltre nuvola, tipo in quella zona, mi pare, a sud, non mi ricordo com'è la mappa di questa. E... come si può dire? Vabbè, tipo, usciamo di qua. E praticamente dobbiamo farle puntare in un unico punto, dove si dovrebbe aprire una via che ci consentirà di avanzare nel gioco. Cioè, torniamo nel dove c'è la piazza. Vabbè, no. Ok, andiamo avanti nella piazza. Questa qua. Aspetta, però non dobbiamo puntare. Questa è un'altra cosa che non ho capito. Ah, quella forse. No, qui c'è la lelica. È un'altra che non ce l'ha però. Dov'è che si trovava? Io non mi ricordo. Dobbiamo cercare perché... Ah, forse quella che sta lì in alto dobbiamo andare. Quindi passiamo il ponte. E andiamo... Poi non so se c'è una... vabbè. Ah, qua sopra. In questa zona rialzata dobbiamo andare. Ah, qui c'è coso. Hai ritrovato Chicca, grazie. E poi oggi è anche una bella giornata. Questo è proprio un giorno adatto per fare un salto alla taverna delle zucche. Ma come faccio con l'arma di mia moglie? Uffa, che seccatura. Levita di... Ehi, che ti succede?
Ti incuriosisce il mulino? Più o meno. Fu costruito in modo da poter essere orientato nella direzione in cui soffia il vento. Però, per far girare il mulino c'era una piccola elica che tanto tempo fa si staccò e andò persa al di sotto di nuvole. Ok. Poi, da quel momento il mulino è diventato inutile ed è stato abbandonato. Cosa che vuoi? Suggerisco di recuperare l'elica della terra per forza il mulino. Cioè, fammi capire, vuoi sapere se posso riparare il mulino avendo l'elica? Più o meno sì. Beh, con quella tra le mani dovrei riuscire a sistemarlo. Dovrei, più o meno. Però... Ma come pensi di ritrovare l'elica? È praticamente impossibile trovare ciò che cade al di sotto delle nuvole. Beh, io posso, per qualche strano motivo. Aspetta, ho sentito da Condoroi che quello dell'officina, che uno dei suoi antenati usava un robot volante per recuperare cianfrusaglie varie al di sotto delle nuvole. Ingegnoso, no? Sì. Ah, ho capito. Quindi Condoroi ne sa qualcosa. E sappiamo soprattutto... Scusate, ho avuto un'interruzione. Comunque, che stavo dicendo? Dobbiamo andare da questo Condoroi, che lui probabilmente sa qualcosa. E quindi, torniamo al bazar. Dove cazzo era il bazar? Ah, di qua. Sì, fra poco inizierà una delle aree... C'è una delle cose più... pallose di questo gioco, che non voglio fare onestamente, però se non lo faccio non posso avanzare. Lo scoprirete fra qualche episodio, perché... parliamo con lui. Ehi, giovane, che succede? Hai l'aria da cane bastonato? C'è una questione di cui devo parlare. Ah, volevi chiedermi qualcosa? Sì. Il robot del nonno? Questa deve essere un'altra delle tue battute, sei venuto qui per scherzare. Fosse vero, fai sul serio? Purtroppo sì. Ti sei per ripescare una cosa che ti è caduta al sotto del nuvole? Allora anche tu credi alla storia del nonno. Quale nonno, poi? Mi fa piacere che qualcun altro ci creda, però non posso aiutarti, sai, il robot di mio nonno. Eccolo, si chiama Salbot, è un po' rudimentale, ma è un robot fantastico. Quando lo chiami ti raggiunge ovunque e trasporta per te qualsiasi cosa, però come vedi non è proprio in forma. Secondo il nonno andrebbe lubrificato con estratto di un fiore, il fiore antico. Io non ho mai sentito parlare di una... cosa simile. Tieni. Cosa? Tu ce l'hai, è fantastico. Ah, questo sarebbe il fiore antico, ma è vero. Dalla radice esce una specie di olio. Adesso possiamo riparare Salbot. Aspetta un attimo, ti metto subito all'opera. Vediamo che cosa esce poi. Uff, ecco fatto. Okay. Si è stancato. Eccolo qui. Ecco uno dei personaggi più pallosi anche di questo gioco. Abbastanza arrogante e presuntuoso. Come quella compagna di classe che c'ho io, purtroppo. Però non faccio nomi, perché potrebbe vedere il mio video. Comunque, grazie, mi sento proprio in forma. Posso trattare qualsiasi cosa. Cosa? Ma chi è questo tizio verde? Bzz. Hai sentito? Ha parlato, allora funziona. Questo ragazzo mi ha trovato quello che serve per la riparazione, ringrazialo. Ma, questo qui? Beh, allora mi sa che devo proprio ringraziarlo, grazie tizio verdino. Ehi, modera i termini quando ti rivolgi a chi ti ha salvato la vita. Comunque questo ragazzo ha bisogno di aiuto per trasportare delle cose, perché non ci pensi tu? Ma sarà col mio salvatore, ma oggi non sono in vena di ringraziamenti, avevo troppo da fare da prendere via un bambino. Mio signore, fai rapporto. È possibile utilizzare il levatore per individuare l'elica del mulino? Confermo l'impossibilità di metterlo nella borsa e riportarlo oltre nuvola. Ma tu... tu sei Fai, la mia adorata Fai, hai bisogno di qualcosa? Ok. Si è innamorato di Fai. Ho capito, per te potrei muovere le montagne, posso trasportare qualsiasi peso. Mio signore, si è trovato un espediente per riportare l'elica dalla terra oltre nuvola. E ora possiamo iniziare la ricerca dell'elica del mulino. Signore Verde, aspetta, ti aiuto, ho rilevato le onde di Fai. Se hai bisogno di qualcosa, di a Fai di chiamarmi, arriverò subito. Vuoi recuperare una cosa caduta al di sotto del nuvolo? Ma come pensi di trovarla?
Mi sa che ti conviene fare un salto all'indovino. Ma lo faccio poco raccomandabile, ma ho un fiuto dentro gli oggetti smarriti. Ah, sì, dobbiamo impostare. Ok. Vabbè. Ora che dobbiamo fare? Semplice. Andare verso... Come si può dire? Andiamo verso... Il... Vabbè. La terra di Holdin. Quindi dov'era il faro rosso? Là, ok. Andiamo... verso quell'area. Ok. Ci stiamo avvicinando verso la colonna di luce rossa. Anzi, in questo caso cremisi. Andiamo, continuiamo finché non arriviamo tipo al checkpoint. Ci permette di entrare dentro. Ok. Scendiamo. E andiamo verso... mi pare che era nel... il... come si può chiamare? Il vulcano santuario era, mi pare. Sì, in quella zona lì comunque. Perché mi ricordo che era in una... come si può chiamare? Ok. In una zona... qua era più o meno, in questa zona qua. Scendiamo. Eccola qui. Questa sembra proprio l'elica del mulino che stavamo cercando. È possibile farla trasportare da quel robot? Volete che lo chiami? Sì, anche se mi sta sul cazzo. Bene, mio signore, invio il robot alle onde psichiche. Ok. Ecco che arriva il robot più stronzo che è mai esistito da 4000 anni. Oh, fai adorata. Bzz, eccomi qui per te. Ah, vuoi che ti trasporti questo, eh? Ehi, sì, per Dio, sei in mezzo ai piedi, spostati da lì. Sì, questo qua è... bene, vi aspetto nel cielo. Venite presto. Sì, dovremmo usare questo per trasportare degli oggetti che non possiamo mettere nella borsa, potremmo trasportare noi. Suggerisco di dirci che c'è noi la volta al cielo e portare l'elica a destinazione. Va bene. Intanto non mi ricordo se c'era qualcos'altro da fare, ma la faremo in un altro episodio perché non possiamo ora. Ok. Come sai che dovevamo fare? Qua. Ah. Se non ricordo niente adesso. Vabbè, torniamo nel cielo a questo punto. E andiamo. Torniamo oltre nuvola. Ok. Se quel è il problema di me, che io non ho neanche voglia di fare i video, ma devo continuare questa serie. Che sennò. Ok, ora ci segue il robot. Ok, andiamo verso quella specie di acceleratore, chiamiamolo così. Perfetto. Questo ci porta verso altre nuvole. Ah, stiamo entrando nell'orbita. Ok. Ah, automatico, va bene. E ora aspettiamo il robot che ci... sono qui per consegnare l'elica del mulino. Spero non si sia rotta. Chiamati pure se vi serve qualcosa. Per la mia matafai andrei capo al mondo. Ok. Non ci posso credere, ma guarda se quello non era quel macinino del robot di Condoroy. Ma questa è... caspita! Questa è proprio l'elica del mulino, sei riuscito a ripescarla. A noi gli antenati Condoroy avevano ragione. Sembra sia stata rosicchiata da qualche animale, ma non sarà facile rimetterla a posto. Ok. Allora qui facciamo così. Questo invece... ok. Uff. Ecco, Rea, posso. Se riesci a tenere l'elica dovresti essere in grado di ruotare il mulino.
Tesoro, tesoro! Ah, dimenticavo, mia moglie mi aveva chiesto di riparare l'armadio. Lei è sempre impegnata a cercare qualcuno. Ho bisogno di andare, ci vediamo dopo. Ok. Perfect. Vabbè, raga, però. Azioneremo l'Helica nel prossimo episodio perché sono fatti già tanti minuti. E non voglio fare episodi troppo lunghi. Ok, andiamo a salvare e terminiamo l'episodio. Dove continueremo nel prossimo. Vabbè. Nel prossimo episodio di Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword azioneremo l'elica dei mulini dove li dovremo direzionare verso un unico punto che do e poi dovremo tipo andare avanti nella storia dove dobbiamo cercare un indizio sulle tre fiamme sacre. Ci si vede, ciao, alla prossima. O come diciamo in arabo.